Questo mese di Tendopoli è stato molto intenso, è stato un mese in cui realmente non abbiamo smesso di lavorare giorno e notte, proprio il caso di dirlo, perché è stato veramente, veramente tosto l'impegno a 360 gradi sia come Croce Bianca Genovese che come realtà insomma collegate e anche tutte le associazioni che ci sono venute in aiuto e tutte le reti solidali. È stato un mese che ci ha permesso di fare insomma un salto di qualità anche in questo tra virgolette metodo di accoglienza. In realtà noi per esempio i corsi di lingua italiana li avevamo incominciati fin dai primissimi giorni di allestimento di questa area. A un mese appunto dal via possiamo dire che siamo riusciti a migliorare anche questo aspetto, li abbiamo resi più fruibili, abbiamo aumentato anche diciamo le postazioni disponibili e davvero è una grande risposta anche a livello appunto di volontariato, perché abbiamo un sacco di insegnanti volontari che non perdono mai insomma l'occasione per venire a trasmettere la loro passione ai nostri ragazzi. Oggi abbiamo fatto un ulteriore passetto in avanti, nel senso che siamo riusciti a inaugurare anche il servizio wifi interno all'area di Voltri, che consentirà, che diciamo permetterà di non dover più uscire per andare, che ne so, nei supermercati per la connessione gratuita. Quindi insomma stiamo cercando, a un mese che poi sono 4 settimane e qualche giorno, stiamo cercando davvero di dare un'ospitalità al più completo possibile, chiaramente sperando insomma che questi ragazzi rimangano nelle tende il meno possibile. Invece chiaramente sebbene le tende siano perfettamente impermeabilizzate, però il clima rigido lo notiamo anche dal vento insomma che già soffia, perché siamo chiaramente in riva al mare. Il clima rigido è alle porte, quindi tutte le soluzioni che possano permetterci di offrire un'accoglienza il più possibile accogliente, perdonate il gioco di parole, noi siamo assolutamente disponibili. Quindi per esempio i container di Rivarolo possono essere sicuramente una soluzione valida.